Salute, salute a tutti ed ecco il meteo per venerdì 22 luglio, con l'Italia che vivrà ore inizialmente di variabilità, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi e scarsi fenomeni. Ma attenzione, tra pomeriggio e sera arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico che apporterà un peggioramento del tempo a partire dal nord. Ecco la grafica che ci mostra condizioni di tempo variabile sulla maggior parte del territorio, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi e fenomeni solo isolati. Attendiamo i primi rovesci sulle Alpi, soprattutto orientali, tra pomeriggio e sera, ma attenzione perché nella notte è previsto un peggioramento temporalesco tra Alpi, Prealpi, poi fin verso buona parte della Val Padana entro il mattino successivo. I temporali potranno assumere anche carattere di forte intensità. Per il resto solo locali addensamenti intorno all'Appennino e nelle zone interne fino alla Sardegna meridionale, ma senza precipitazioni. I venti tenderanno temporaneamente ad attenuarsi, risultando per lo più variabili o meridionali su tutto il paese, locali rinforzi solo sui settori più occidentali. Le temperature minime della notte, in leggero aumento su tutto il paese, si porteranno più vicine ai 20 gradi su tutto il centro-sud, ancora a tratti fresche solo sui settori più a nord. Per quanto riguarda le massime, anch'esse in aumento, torneranno intorno alla media stagionale fin verso i 30 gradi sulla Val Padana centrale e ancora superiori ai 31 gradi nelle zone interne di pianura del sud. Per ora è tutto, io vi aspetto al prossimo aggiornamento meteo.